Pancaro, palla in avanti, Niati con Seisao, toglie palla Niati, secondo l'arbitro c'è fallo e quindi calcio di punizione per la Lazio. Incredibile questo, toccato il pallone e lui l'avversario è caduto, si è buttato, calcio di punizione. Calcio di punizione per la Lazio. E quanto manca? Abbiamo superato ormai il 48esimo, siamo nel ulteriore minuto di recupero, batte Mihajlovic, Couto e gol! Lazio in gol, a tempo scaduto praticamente perché eravamo oltre i 3 minuti di recupero. Calcio di punizione inesistente perché Niati era intervenuto sul pallone e sulla scaduto. Punizione, l'ennesima punizione inesistente, il gol di Couto in chiusura di tempo. Consentimi di dire che Boggi batte il Cagliari 1-0 in questo momento. La battuta di Marchegiani, il colpo di testa di O'Neill, quello successivo di Nedved che salta con Vasari, Nedved resiste a Vasari, lancio in profondità, pallone ancora al centro, O'Neill che riesce a intervenire, ma sul fallo dell'uruguaiano, ammette la sua colpa O'Neill e l'arbitro poi lo chiama a sé, lo ammonisce, incredibile, improvvisamente l'arbitro sembra aver mutato il suo atteggiamento, non capiamo. Ci ha pensato su, roba da me. È sembrato riflettere sulla cosa, perché l'avete visto avvicinarsi tranquillamente a O'Neill, dopodiché l'ha chiamato da parte e ha espulso O'Neill per doppia ammonizione. Non è tanto il fallo in discussione, perché effettivamente c'è un fallo là dietro. D'accordo, ma il piede era sul pallone, insomma. Poi ha riflettuto, ci ha pensato prima di farlo, incredibile. Ecco. Dice lo faccio o non lo faccio. Callon che invita O'Neill ad abbandonare il campo, è contrariato chiaramente l'uruguaiano. Lascia il Cagliari in 10 uomini, ma ci rende alquanto perplessi comunque la riflessione dell'arbitro Boggi, che abbiamo visto in primo piano, si è avvicinato ad O'Neill che ammetteva il fatto di aver fatto il fallo, sembrava non essere intenzionato a prendere provvedimenti, poi ha improvvisamente cambiato idea, ha chiamato a sé O'Neill. Se l'intenzione fosse stata quella di ammonire, il cartellino avrebbe estratto direttamente come ha fatto precedentemente. Continua a discutere con i giocatori, quasi a giustificarsi, è strano il comportamento arbitrale di questo tipo. Sta di fatto che per il Cagliari la partita è decisamente in salita, lo era diventata parzialmente con il gol di Couto, nato su un calcio di punizione inesistente, lo ribadiamo. Lo è decisamente di più ora, dopo questo secondo cartellino giallo ai danni di O'Neill. Ripeto, non è in dubbio il fallo, quanto la riflessione dell'arbitro. Il calcio di punizione, la parata di Scarpi. Palla per Almeida. Salas, che viene spesso su adesso, toglie ogni punto di riferimento, accelerazione di Salas, limite dell'area, ancora Salas, Stankovic, controllo, tiro e gol, 2-0. Gol di Stankovic, ma grandissima azione di Salas, che ha avuto il tempo di percorrere tutto il campo. Partendo dalla linea mediana del campo, Salas è andato via. Sarebbe voluto il cosiddetto fallo tattico. Era fatale, insomma, indubbiamente. Abbiamo rischiato molto ed era giusto rischiare, tutto sommato, ma qui anche qui erano 3 contro 2, non c'era niente da dire. E probabilmente Ventura si arrabbia proprio perché è stato permesso a Salas di percorrere nella sua lunghezza la metà campo del Cagliari. Rivediamo la parte conclusiva con Salas che si libera del pallone, vantaggio di Stankovic, conclusione vincente, gol. Rivediamo ancora la parte conclusiva, stavolta Stankovic controlla e batte forte in porta, nulla da fare per Alessio Scarpi. Sì, bisognava fermarlo prima. Ha percorso praticamente 30 metri di campo.